Indovina chi sono? Marika! Sorpresa! Tesoro, ma che ci fai qui? Non ti volevo lasciare da sola. Sei contento? Ma contentissimo, bellissima sorpresa, però adesso ce ne andiamo, hai ragione tu. Beethoven è una grandissima rottura di palle. No, dai, amore, ormai siamo qua. Sì, lo so, ma a me solo vederti mi ha fatto venire certe idee. Sì? Sì. Allora sai che facciamo? Lo facciamo qua. Appena si spengono le luci, che è buio. Marika, ma qua entra qualcuno da un momento all'altro. Non siamo soli. Eccoci qua. Salve. Salve. Lei è Stefania, quella del cane. Ho dato a lei il tuo invito. Hai fatto bene. Ciao, Marika. Marika, che piacere. Giorgio mi ha parlato tantissimo di te. Sì. Come va la gravidanza di Lana, giusto? Sì, giusto. Benissimo, grazie. E tu che fai nella vita? Giorgio mi ha detto che studi, no? Sì, infatti. Sì, faccio il dance. Ecco, ma adesso cerchiamo di concentrarci, che Beethoven ha sempre bisogno di un po' di fisioterapia. Sì. E poi? E niente, mio padre era il fisioterapista della nazionale di basket, allora... Capisco. Tu hai un padre con delle vedute talmente aperte che... In realtà mio padre è veramente uno stronzo. Ma magari col tempo le cose possono migliorare. Io sinceramente aspetto solo che muoia. Tu non sai quanto ha fatto soffrire mia madre, poveraccia. Hai presente quelli che ci provano con tutte? Ci provava anche con le mie amiche. No, scherza sempre, Marika. Questo umorismo è un po' all'inglese, spassosissimo. Ecco che cominci, forza, forza, forza. Bravo! Che entusiasmo! Beethoven è sempre Beethoven, che devo dire.